Perché lo hai fatto? Perché hai ucciso quella povera fanciulla? E quel ragazzo? Noi siamo povera gente. Non abbiamo fatto nulla di male. Che cosa vuoi da noi? Credi che sia facile per me? È il mio Dio che mi ha imposto questa missione. Io non posso sottrarmi al mio dovere. Ma allora, se il tuo Dio è misericordioso come il nostro, abbi pietà di noi. Non parlarmi di misericordia. L'unica volta che mi hanno imprigionato, i tuoi seguaci del tuo Dio non ne hanno usata contro di me. Se Cipro è di Venezia, si diceva, l'Egeo è di Dragutta e i suoi corsari. Nessuno se in noi altri si imbatteva poteva trarre in salvo i suoi denari. Ma ho sempre rispettato ogni avversario, spagnolo, genovese o veneziano. Io non combatto per un onorario, io servo solo il grande Solimano. Per evitare che vinca la Spagna, la cristianissima popolazione, avevo intrapreso una campagna per impedire una loro invasione. Ma quella galera dei genovesi, non mi aspettavo che fosse sì forte. 6 dei miei uomini furono presi, 100 hanno invece incontrato la morte. Incatenato in un'infima cella, mesi ho trascorso schernito, umiliato, senza vedere nemmeno una stella, fino al momento in cui fui liberato.